Il silenzio è il grande alleato dei gruppi criminali. All'auditorium di Roma, Pietro Grasso ha spiegato alle scolaresche presenti la forza delle parole. La criminalità, che ricerca il consenso di fasce sociali sempre più estese, teme gli attacchi sul terreno della comunicazione e dell'azione sociale, almeno quanto quelli dell'azione repressiva di forze dell'ordine e di magistratura. Al primo forum internazionale dell'informazione contro le mafie, organizzato da Libera, l'indagine romana è entrata nel dibattito. Qual è la lezione che i cittadini e i politici devono imparare da quanto è emerso da Roma? Devono imparare che è troppo facile fare finta di non vedere, è troppo facile fare finta che non interessa e non occupa anche la nostra vita. Ormai la mafia è un sistema e quindi come tale noi dobbiamo essere rete per contrastarlo con le stesse capacità di fare network. Al Presidente del Senato è stato chiesto se, alla luce degli elementi disponibili, il Comune di Roma potrebbe essere commissariato. Mi pare che il Comune di Roma sia assolutamente al di fuori di queste tematiche e che solamente alcuni sono coinvolti. Allora, per scegliere un Comune ci vuole ben altro, ma rispetto a quelle cose che conosco io.